Sul territorio di Cento sono presenti due nidi comunali a tempo pieno che accolgono bambini e bambine dai 6 ai 36 mesi e sono entrambi collocati in un complesso edilizio che ospita anche una scuola dell'infanzia statale. Il Nido Centro Infanzia si affaccia su via Pacinotti al numero 11/A, in una posizione poco distante dalla piazza del Guercino e dal centro storico della città. Il servizio ospita quattro sezioni, entrando a destra la sezione esperienze, con bambini dai 18 ai 36 mesi, per poi arrivare alla sezione avventure, con bambini dai 12 ai 24 mesi. A sinistra la sezione conquiste, con bambini dai 6 ai 12 mesi, e a destra la sezione scoperte, con bambini dai 24 ai 36 mesi. Il Nido Lo Scarabocchio è situato fuori dal centro storico, in una zona denominata Pensale. Nelle vicinanze troviamo la chiesa di Santa Maria e San Isidoro e il parco pubblico intitolato al Corpo degli Alpini. Questo nido ospita tre sezioni, la sezione conquiste con bambini dai 6 ai 18 mesi, la sezione avventure con bambini dai 12 ai 24 mesi e la sezione scoperte con bambini dai 24 ai 36 mesi. I nidi sono contesti educativi che rappresentano la storia della prima infanzia del nostro territorio e che nello scorso anno hanno raggiunto i 40 anni di attività. Assieme alle famiglie e alle altre istituzioni educative concorrono alla crescita e formazione di bambini e bambine con particolare attenzione al rispetto dell'identità, dell'autonomia e della crescita individuale. L'accoglienza si svolge dalle 7.30 alle 9.15. La giornata è poi scandita da rituali che si presentano quotidianamente secondo modalità ripetute e prevedibili. Lo spuntino, il tempo del gioco, il pranzo, il tempo del riposo pomeridiano e la merenda. Dopo il pranzo e nel pomeriggio si svolgono i due momenti del saluto. In questa tipologia organizzativa di servizi a tempo pieno, le famiglie hanno la possibilità di fare richiesta di un tempo prolungato fino alle 17.30. I nidi d'infanzia sono ambienti educativi intenzionalmente organizzati per corrispondere positivamente sia alle esigenze di relazione e di gioco dei bambini che accoglie, sia ai bisogni di sostegno alle responsabilità genitoriali. Gli spazi, gli arredi, i materiali e le proposte di gioco sono studiati con attenzione alla dimensione della cura, dell'ordine e della bellezza e vengono strutturati nei modi più favorevoli allo sviluppo creativo. I bambini e le bambine troveranno un contesto che gradualmente diventerà significativo, ricco di esperienze, di relazioni e capace di accompagnare ognuno di loro nella crescita. Thank you.